Amici appassionati di tiro a volo, buonasera, benvenuti a questa puntata di Pianeta Tiro. Vi presento subito i nostri ospiti, È un uomo che ha il, nel sangue la passione per il tiro a volo e per la caccia da sempre, da 30 anni eh, batte le pedane di tutto il mondo, È Sandro Asperti. Buonasera. Insieme a lui stasera un grandissimo campione, medaglia d'oro a Tokyo nel 1964, Ennio Mattarelli. Buonasera. È giornalista ed è esperto di balistica. È Gianfilippo Adamati. Buonasera. Sandro. Dimmi tutto. È una vita che tu sei sulle pedane del tiro a volo, Possiamo vedere alcune foto della tua attività. Sei stato anche campione d'Europa. Ho avuto quella fortuna. Nel 1999. Sì, parecchi anni fa. Parlaci un po' della tua vita. Per il tiro. Non solo, perché tu hai menzionato solo quello, perché prima di quello ho avuto il il, la, la possibilità, la fortuna di vincere una Coppa del Mondo, diversi gran premi, eh, naturalmente nazionali ed esteri. È eh, una vita, una vita il tiro, il tuo il tiro a Piccione è più una passione che, che anche se molto prima era quasi un'attività. Difatti, negli anni 60 fino agli anni 70, c'erano dei professionisti. Qui ne abbiamo uno emblematico che eh, poteva farne una professione volendo. Lui aveva altre capacità e, ovviamente, le ha sviluppate non solo nella pratica del tiro, ma nell'innovazione del tiro. È Una passione che ti portava in giro per il mondo, eh, ti portava a conoscere realtà completamente diverse. E che dava delle enormi soddisfazioni. Precisiamo eh. che tu non pratichi le discipline olimpiche, tu praticavi il tiro al piccione, no. che adesso è illegale in Italia. No, non è illegale, l'hanno proibito per ragioni politiche, ma non è illegale, anche perché c'è gente che lo pratica comunque e lo sanno e lo si fa, certamente non per dare spettacolo. Comunque, torniamo alla cosa più, eh, eh, diciamo, che ci interessa eh, direttamente. Questa attività tiravolistica, la grande passione che, 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 che mi ha portato a diciamo, praticarla per, per più di, di 30 anni, mi ha portato poi, a, intorno agli anni 2000, a dedicarmi alla preparazione, alla costruzione di qualche fucile. Qui vediamo una coppia eh, di fucili tipo Holland con canne demi-block eh, che ho fatto per. Un cliente bresciano tra l'altro, eh, solo su ordinazione, io faccio 4-5 fucili l'anno e la passione non è per il mero guadagno insomma. Quindi da una decina fa... d'anni esiste Aspertiro? Esiste Aspertiro come Possiamo produttore. Possiamo vedere le immagini dell'officina Aspertiro? Come produttore, come elaboratore di pro... nuovi profili delle canne ed eh, assemblatore dei famosi strozzatori americani della... Brilei dico io perché gli italiani lo capiscono, Ennio Mattarelli mi, mi, mi corregge giustamente non mica io che e si pronuncia Fraili. Ecco, comunque eh, eh, mi ha portato a questa attività che da passatempo è diventato un lavoro per le grandissime richieste che ci sono perché effettivamente eh, Jess Brilei, che tra l'altro riprese... Un'idea, un progetto, un brevetto di Ennio Mattarelli sì. degli anni 60 sviluppando questo strozzatore in materiali decisamente innovativi. Si tratta di un acciaio inox 174 PH che nessuno ha mai lavorato e non lavora per i grandi costi che ha, però che ha dato delle rise balistiche. Eccezionale. Possiamo dire chiaramente agli spettatori che cos'è lo strozzatore e a che cosa serve? Beh, questa è una domanda che io ribalterei sicuramente al grande Ennio Mattarelli perché è lui che l'ha inventato, è l'inventore dello che strozzatore che l'ha inventato eh, 50 anni fa. No? però prima io vorrei ricordare Ennio Mattarelli come un grandissimo atleta come medaglia d'oro, come ho già detto alle Olimpiadi di Tokyo 1964 e non solo, è vincitore di anche due dive... titoli mondiali, individuali so, europei, italiani, europei, italiani coach, italiani, coach della nazionale italiana di tiro a volo da Seul a Barcellona insomma, ha fatto la storia sì. del tiro sì. del, <ride> ah. degli inizi come erano quegli anni Beh, gli anni erano anni, allora ancora eh, praticamente si era Poco di più che le, fiere, che le fiere di paese al tiro. E Io ho avuto la fortuna di, praticamente di, di cominciare da zero e arrivare oggi dove ci sono le tecniche più moderne per quanto riguarda il tiro volo e l'espansione che c'è stata. Quindi c'è una grossa differenza tra sì, allora e adesso. Molta. In Italia il primo boom c'è stato con la vittoria di Rossini a Melbourne nel 1956. Lì il tiro a volo ha cominciato ad andare molto forte perché c'è stata una pubblicità televisiva, eccetera, che ha portato appunto a poi la mia di Tokyo, che è stata anche molto importante. Prima avevamo vinto un campionato del mondo, c'è cioè stata tutta una serie di, di, di cose che hanno portato il tiro, parlo di, di tiro in Italia. Nel resto del mondo si è sviluppato molto forte anche negli ultimi anni dove praticamente specialmente il piattello lo sparano di tutto il mondo Enio ricorda che ai tuoi tempi la Gazzetta dello sport dedicava due pagine intere al tiro a volo. Sì, appunto. Cosa che adesso, adesso c'è un trafilettino tra <ride> nell'ultima pagina for, uno sì. che ha vinto un campionato del mondo esatto, <ride> che esatto. ha sofferto <ride> tutto quello che può soffrire un tiratore con lo stress della gara. ma Nessuno, gli, cioè, nessuno insomma, se ne occupa di queste delle cose. Le televisioni di allora erano da telegiornale. Comunque per tornare, o, per tornare allo o, o radio giornale, ecco per tornare allo strozzatore. E, lì i, i palini che escono dalla canna eh, si disperderebbero facilmente se non che a un certo punto, in fondo negli ultimi centimetri della canna, c'è un restringimento e l'inventore è Greener. E io ho sempre detto che Greener l'ha scoperto annaffiando l'orto perché stringendo il tubo dell'acqua andava più lontano allora. <ride> e di lì c'è stato tutto uno sviluppo eh, delle armi che sono. Praticamente come questione di balistica eccetera, non siamo molto più avanti di quello che eravamo alla fine dell'Ottocento, perché non essendo cambiati i calibri, non essendo cambiato, eh, c'è stato uno sviluppo chiaramente sempre positivo fino a, a, ad oggi.